tre gestori di sale giochi e scommesse denunciati, uno dei quali, da quanto è stato ricostruito, per aver gestito un punto di scommesse clandestino, gli altri per reati connessi alla gestione dei locali pubblici. Una licenza revocata per l'esercizio delle videolottery e altre tre sono state sospese per gravi irregolarità e il mancato rispetto delle limitazioni orarie in altrettanti esercizi nell'Olgiatese e nella Brianza Canturina. In totale si parla di sanzioni per quasi 9.000 euro. È il bilancio dei controlli svolti dalla polizia e disposti dal questore di Como Giuseppe De Angelis dal febbraio scorso. L'obiettivo è prevenire i reati in materia di giochi e scommesse e contrastare le ludopatie. Si tratta di controlli che verranno ripetuti anche nei prossimi mesi.